Incastonato tra monti e le colline di origine morenica che si estendono verso est, all'imbocco della Valle Sabbia ed attraversato dal fiume Chiese, sorge Gavardo, delizioso borgo del Bresciano. Grazie alla sua posizione geografica e ad un'efficiente rete di infrastrutture, la cittadina gode di ottimi collegamenti con importanti centri, quali Brescia, dalla quale dista una ventina di chilometri, Salò e il bellissimo Lago di Garda, ben visibile dalle verdi colline che la circondano. In un luogo che dal 1600 rappresenta la laboriosità di questa terra. Il mulino di Gavardo, restaurato recentemente, segna la caratteristica di questi territori, che si presentano come finestra che guarda verso il Garda e porta di quella terra laboriosa che è la Valle Sabbia. È un territorio che da sempre nella storia è stato il centro di questo crocevia importantissimo, non solo da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista storico e culturale. Cominciamo dal nome di Gavardo. Il nome di Gavardo sembra derivi dalla radice Gava, di origine addirittura antichissima, sembra che derivi dal sanscrito e poi dalla Germania è stato modificato in Gava. E indicherebbe una località posta su corsi d'acqua. Io ho fatto delle ricerche anche in altre località dell'Italia, specialmente dell'Italia settentrionale, e ho trovato moltissimi nomi di paesi in cui la componente Gav indica sempre una presenza di torrente o di fiume addirittura. Nell'antichità Gavardo fu probabilmente mansione o stazione sulla via per la Riviera e il Trentino. Strade e fortificazioni congiungevano con una serie di località che ne costituirono i primi nuclei abitati della zona. Già nel X secolo si andava formando a Gavardo, assieme ad una vasta proprietà, uno dei più grandi feudi vescovili. Da
Dal XIII secolo Gavardo assume i caratteri tipici di borgo fortificato e in continua espansione, anche grazie alla nascita di nuclei abitativi da parte di contadini alla ricerca di terre incolte. Nel 1440, dopo che Venezia riebbe l'intero territorio bresciano, Gavardo fu tra i centri benemeriti e segnalato alla benevolenza della Serenissima. La ricca ed affascinante storia del borgo bresciano è testimoniata da un importante patrimonio storico, artistico e culturale presente sul territorio. Le numerose chiese collocate tra il centro di Gavardo e le sue frazioni ne costituiscono un chiaro esempio. Di Gavardo si trovano alcuni gioielli dell'arte, basta ricordare accanto ovviamente alla chiesa parrocchiale, ma ben più particolare e preziosa è la chiesetta di San Rocco lungo via Giovanni Quarena. C'è poi la chiesa di Santa Maria con allegato monastero del 1500 che oggi ospita una scuola elementare, una scuola materna, un prezioso contributo per la nostra comunità e per le famiglie che ne usufruiscono. Il ricco complesso di testimonianze architettoniche di carattere religioso può essere ampliato spostandosi nelle deliziose frazioni che compongono il territorio gavardese. Giungendo nella località sopra Ponte, ad esempio, è possibile ammirare la chiesa parrocchiale di San Lorenzo con il suo campanile. Oppure la chiesetta di San Giovanni Battista di Soseto nell'omonima contrada. Adagiata in un verde paesaggio, invece, troviamo la contrada di Fostaga e Caderuso, che tra arroccati vicoli custodisce la chiesa di San Giuseppe. Degne di nota sono ancora la chiesa di San Giacomo e la chiesa di San Biagio in località Soprazocco. Abbiamo visto la chiesa di San Giacomo. Abbiamo visto la facciata con il portichetto che è ancora di struttura cinquecentesca della vecchia chiesa rinascimentale. La chiesa poi è stata demolita per essere ricostruita all'inizio del Novecento proprio appunto per dare più spazio alla popolazione crescente. All'interno abbiamo visto sull'altare maggiore la pala di San Giacomo di un certo Galanti, che era un pittore appunto locale e che era stata offerta dall'avvocato Pietro Meroni per appunto come dono per la comunità nel 1937 questo. E poi abbiamo visto i quattro altari laterali con appunto le varie ancone ancora seicentesche. Ci sono due pregevoli affreschi, due pregevoli tele, olio su tela del 600 e poi abbiamo visto anche il fonte battesimale seicentesco. Thank you.
Adesso ci troviamo invece nella chiesa di San Biagio, alle mie spalle c'è l'ancuna dell'altare maggiore con ai lati Santi Biagio e San Rocco, raffigurato appunto nelle vesti del santo pellegrino, al centro la Madonna e poi vediamo l'ancuna strutturata appunto con le colonne, in alto abbiamo il Padre Eterno e nella parte appunto lignea, e nella parte invece appunto pittorica abbiamo i santi e al centro la Madonna e nella parte bassa abbiamo anche raffigurato il nostro paese veramente appunto nel 1600. La palla è molto importante perché è datata 1699 ed è firmata anche dal pittore appunto Domenico Voltolini, che era un pittore che lavorava appunto in Valsavia, in Valtrompia. Tracce indelebili della storia di Gavardo si possono osservare percorrendo le strade del centro storico. I suoi vicoli, le botteghe artigianali, i suggestivi accessi che si congiungono al fiume, i suoi ponti, ma soprattutto gli antichi palazzi, fanno di Gavardo una perla dalla quale è impossibile non rimanere affascinati. Tra i numerosi edifici civili risalenti al XV e XVI secolo, sui quali è possibile riconoscere i tipici stilemi architettonici dell'epoca, un'attenzione particolare merita senza ombra di dubbio l'ex casa Alberghini, attualmente di proprietà della famiglia Massolini. Osservando la facciata principale, oltre all'emblema della famiglia Alberghini, si notano la grande finestra quadrangolare contornata da una cornice costituita da un allineamento di mattoncini di cotto, le due finestre rettangolari a strombo ed un complesso di finestre ogivali che si sviluppano tra il primo e il secondo piano dell'edificio. Anche l'interno della casa rivela particolari degni di nota. Entrando dal portone che si apre sulla strada, si accede al grande porticato a quattro arcate. In fondo a questo notiamo la cosiddetta scala granda, costituita da cinque gradini semicircolari di granito che conduce al primo piano. Dal loggiato chiuso si accede alle camere all'interno, delle quali si notano il soffitto originale a cassettoni con riquadri delimitati da cornici dipinte. Tra il soffitto e le travi è possibile osservare numerose tavolette che raffigurano lo stemma della famiglia Alberghini, una serie di fiori quadrilobati e busti di personaggi in costume. L'ex casa Alberghini rappresenta sicuramente un notevole esempio di architettura civile del XV secolo. Altro edificio antico di grande rilievo, risalente al basso Medioevo, è senz'altro quello denominato Casa del Vescovo, situato fra le piazze de' Medici e San Bernardino, a ridosso della parrocchiale.
Gli inizi della sua costruzione, per quanto riguarda la parte centrale, si fanno risalire a un periodo compreso tra la fine del secolo XIV e gli inizi del XV, mentre le restanti parti sono databili ai secoli XVI e XVII. Dal 1988 questo edificio ospita le collezioni scientifiche del Museo Archeologico della Valle Sabbia, costruito in seguito alla scoperta di un ingente deposito di fauna fossile quaternaria, effettuato nel 1954 nella grotta carsica chiamata Buco del Frate. Il museo rappresenta un punto davvero qualificante dell'offerta culturale del comune di Gavardo. Questo palazzo del 400, noi eravamo alla ricerca spasmodica di una sede per mettere tutto il materiale che avevamo trovato in grotta. La soprintendenza insisteva dicendo: o trovate da sistemare il materiale oppure io lo passo al museo di Brescia. L'amor proprio fece strada in quel momento lì, perché privare Gavardo di questo materiale che sapevamo che era molto interessante sotto l'aspetto scientifico. E un bel giorno, mi ricordo, avevo messo gli occhi sopra una sede lì di fronte, in un altro palazzo di fronte alle scuole elementari. Neanche a farlo apposta, il parroco in quel periodo aveva affittato una parte del palazzo per sue necessità della parrocchia e aveva speso parecchio nel farlo restaurare. Quando ha saputo che noi avevamo messo gli occhi sopra questa sede, sopra questo palazzo, mi ha fermato e mi ha detto: dice, ma perché abbiamo appena speso questi parecchi soldi, perché non mettete gli occhi, dice, su quel palazzo? Era sulla porta della canonica, dicendo questo, e ha indicato appunto il palazzo che allora era fatiscente, sarebbe crollato da un momento all'altro. E noi l'abbiamo preso in parola, abbiamo cominciato a fare i primi atti notarili, eccetera, eccetera, abbiamo interessato la regione ci ha aiutato in varie fasi di contributi, fino a quando l'abbiamo acquistato del tutto. Però era in condizioni precarie, abbiamo cominciato a sistemare il piano terra, poi un po' alla volta il primo piano, e poi, visto che non ce la facevamo più, l'abbiamo passato al comune e il comune ha fatto tutto quello che voi vedete. Io rappresento l'associazione Gruppo Grotte Gavardo, associazione che è stata fondata circa 60 anni fa, diciamo così, da appassionati amici, con intenti inizialmente speleologici che poi nel tempo invece sono diventati di interesse soprattutto archeologico. Abbiamo mantenuto comunque così, per un discorso affettivo, il nome, e stiamo attualmente realizzando notevoli campagne di ricerca archeologica. Proprio in questi giorni stiamo scavando alla località Lucone di Polpenazze. Si tratta di un insediamento dell'età del bronzo, giusto per avere un'idea di tempistica, circa 4200 anni fa. Stiamo scavando, per l'esattezza, un villaggio palafitticolo, cioè una serie di abitazioni piantate su pali, su un piccolo laghetto morenico che oggi è scomparso, perché nel 1500 l'area è stata bonificata per realizzare del terreno da coltivare, e i reperti, che poi comunque nella sala successiva vedremo più diffusamente, sono di notevole interesse. Si parte da oggetti lignei di bronzo, non parliamo poi della ceramica, selce, cioè pietra lavorata,
strumenti che utilizzavano e costruivano, perché pur essendo nell'età del bronzo, la maggior parte degli oggetti invece di uso quotidiano erano o di legno, di osso e di pietra. Il metallo era una cosa estremamente rara e preziosissima, per cui diciamo sì, lo conoscevano, ma ce n'era pochissimo. Altro luogo di particolare interesse nel pieno centro del borgo è l'isolo, chiamato così perché si trova tra il fiume Chiese e il Naviglio. Formando quindi un isolotto che è meta di riposo per la fauna fluviale e per i residenti, grazie ad alcune panchine e a un parco giochi. A sottolineare la forte vocazione artigianale, la laboriosità della sua terra ed il legame mai reciso della comunità gavardese con la sua tradizione, concorre il vecchio mulino che si adagia sul punto in cui nasce il Naviglio. La struttura recentemente interessata da un restauro, oltre a custodire l'antica macina, è anche sede di alcune rappresentazioni culturali organizzate dal comune e dalla rete di associazioni del borgo. Il comune bresciano, oltre a disporre di un patrimonio artistico, architettonico e culturale di grandissimo livello, è anche paese del gusto. Sono infatti numerosi i ristoranti in cui è possibile degustare le prelibatezze del suo territorio. Molto spesso nei piatti si richiama alla tradizione e al suo rispetto, ma anche alla rielaborazione in chiave moderna della stessa. Un patrimonio architettonico ai massimi livelli, arte, cultura, amore per la tradizione, antichi sapori e suggestivi paesaggi fanno di Gavardo un'incantevole meta per tutti coloro che sono alla ricerca di un soggiorno all'insegna della pace e della tranquillità.